Tommaso Vivaldi con lo strumento fedele, cioè non si può sbagliare. Che cosa suona secondo voi, Tommaso? Un mitico sax. Sax? Ma questo mi sembra anche vecchietto, non è un Questo sax. è dell'89, esattamente l'anno in cui sono nato io, Ma 1989. dai! Ma è come le chitarre, sai, noi chitarristi, la chitarra vintage, io ho una chitarra dell'89, una Stratocaster, così per noi suona meglio, è più figo. Funziona così anche per i fiati? Assolutamente, per il sax in particolare sì. Più è vecchio, ovviamente deve essere a posto perché, come per la chitarra, se è vecchia ma non ha le corde, Cioè, insomma. esatto. Quindi qui i tamponi a posto, tutte le Certo. meccaniche a posto, però più è vecchio, più funziona bene, un po' come il vino. Perché si assesta, diciamo. Sì, le vibrazioni rendono la lastra sempre più piena di armonici, per cui sì, migliora con il tempo. Ci sono tanti strumenti che in realtà non migliorano con il tempo, Sì. tipo il pianoforte, piano piano. Beh, anche perché ha talmente tanti movimenti, tante Eh cose. sì, e quindi. Se poi non viene tenuto bene, l'umidità, il legno lo rovina. Insomma, la chitarra la metti alla custodia. Bravo, Ed è. infatti. Esatto. Senti, siamo qua per presentare il tuo disco, che lo facciamo anche vedere, si chiama Apocalypse, cioè il che. Apocalypse, Allora, esatto, sì. Apocalypse, il cavaliere dell'Apocalisse, ce n'erano quattro, il primo è arrivato ed è Tommaso col suo sassofono. Esatto, sì. Perché è un disco che Allora, potrebbe essere apocalittico? bella domanda. Allora, sicuramente la risposta più immediata è che l'Apocalisse in realtà in questo disco è un'apocalisse moderna, cioè l'uomo che si rende conto della situazione in cui si ritrova, in questa modernità fatta di robot, di automazioni, di Perché è un cellulari. concept, non è un insieme di pezzi che hai scritto negli No, è anni un così, viaggio. li hai Tipo, è un pensati. viaggio Ok. musicale, si potrebbe dire un'opera teatrale Sì. praticamente. Quindi è un viaggio che l'essere umano sostanzialmente fa. C'è un prologo iniziale, Once Upon a Time, cioè c'era una volta, c'era l'uomo Tra che. l'altro, già nel prologo il tuo omaggio a Michael Jackson è Sì, gigantesco, è perché pieno di riprendi omaggi. Price con Sì, quell'idea lì. è pieno di omaggi da Michael Jackson, Bjork, Marilyn Sì. Manson, c'è dentro il Bach, quindi c'è un po' Vabbè, di insomma. tutto. Poi uno si chiama Vivaldi, insomma, c'era un po' scritto nel DNA. Sì, infatti, ed è il mio vero cognome, perché Esatto, tanti mi esatto. chiedono se l'ho messo Che è così come talmente nome bello come d'arte. nome d'arte che potrebbe essere no. Invece è Esatto, vero. invece è vero. E quindi l'uomo, insomma, c'è questo prologo, com'era l'uomo? Era alla ricerca della felicità, e invece adesso è alla ricerca di cose, del denaro, del successo, Di qualche like. di qualche like, delle condivisioni, no? Proprio oggi è uscito uno dei video del disco che è Money Obsession e rappresenta proprio l'ossessione per il denaro, tutto viene fatto per quello. Quindi è sostanzialmente una presa di, o vuole essere una presa di coscienza dell'uomo che dice dove sono arrivato? E fa questo viaggio, no? Da appunto l'ossessione per il denaro. Ovviamente c'è una chiave anche fantascientifica, il sole che si spegne. Sono tutte metafore per dire è l'essere umano, l'anima dell'uomo che in qualche modo si sta si Autodistruggendo autodistruggendo, esatto, si sta e trasformando in qualcosa di, componendo, chissà cosa sì, succederà. in qualcosa di assolutamente asettico e si passa per God versus human, cioè gli umani che a un certo punto lotteranno contro i codici creati da loro stessi. In realtà già succede. Già Già succede, bravo. succede perché chi conosce blockchain e tutte quelle tecnologie sa che Certo. nascondono grandi insidie. Grandi insidie. Altro che la rivoluzione Bitcoin. Chi lo sa, non, mi piacerebbe schiacciare un bottone e ritrovarmi fra, ma neanche tanto, 10 anni, vedere che cosa Temo succederebbe. che difficilmente avremo un panorama migliore, a meno che non ci sarà una grande Sì, rivoluzione planetaria, ma non è bravo. mai successo. Non è mai Mai successo. O successo. arriverà da fuori, da qualche altro pianeta, chi lo sa, chissà come mai. Magari speriamo che invece di come nei film che arrivano e ci mangiano tutti, arrivano a Infatti, salvarci dal sì. nulla ai quali siamo dedicati. Senti, il primo ascolto, anche al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al decimo ascolto del tuo disco, è proprio una colonna sonora, nel senso che lo si vede già con un'idea teatrale, uno spettacolo. So che la tua idea poi era quella lì. Sì. Non è un disco fine a se stesso, sì, lo puoi anche No, ascoltare, bravo. però evoca delle immagini. Sì, è stato proprio composto pensandolo visivamente, cioè io componevo pensando che lì poi la coreografia e il ballerino si muoverà così, lì succederà questo, quindi sostanzialmente è stato proprio pensato come opera visuale, un'opera multimediale fatta di proiezione, sicuramente ballerini, coreografie su palco, ma tanto, tanto multimediale, tanta effettistica e scenotecnica.
Per cui sì, proprio la composizione è stata fatta, ma anche mentre componevo, sono partito proprio, posso dire che l'ho fatto esattamente in ordine come è uscito, però sono arrivato al punto in cui l'uomo sì, a un certo punto deve lasciare la Terra e quindi va alla ricerca di un nuovo pianeta e componevo in base proprio a quell'idea, fino ad arrivare a un punto, uno degli ultimi brani, ritrova un nuovo mondo, che in realtà è la metafora per dire, ritrova se stesso. E ritorna alle origini sostanzialmente, Senti, il quindi tuo strumento, il sassofono, è uno strumento che non ci si rende neanche conto, è dentro dappertutto, dai Pink Floyd alla Fusion. Che cos'è che lo rende così particolare? effettivamente è uno strumento molto malleabile. C'è da dire che la maggior parte delle persone lo conosce, diciamo, in media per il jazz, Sì, ovviamente. Fausto Papetti, quelli noi più vecchi. Fausto Papetti, sì, che non era neanche proprio jazz jazz, Sì, lui era no, proprio era borderline. sassofono, faceva queste Esatto, cose. sì. Più per le Più per copertine, le con donne mezze copertine. nude che faceva. Sì. Le copertine. Quindi lo conosce più che altro per quello, o per il rock and roll, per quel periodo abbastanza circoscritto di rock in cui è stato utilizzato soprattutto in realtà il sassofono tenore. Che ha quel suono un po' più carico di questo, più. Sì, un po' a quel groove lì, un po' più graffiato. In realtà poi si riesce a Sì, suonare così anche sul certo. contralto, però è diventato famoso. Diciamo che il contralto può avvicinarsi un po' alla chitarra come frequenze, quindi l'altro magari è preferito tante volte Bravo, è dalle vero. band perché Stacca un po'. sì, che stacca un po' dalla chitarra perché più o meno le frequenze sono quelle lì, Sì, il sì. solo che fai più o meno è quello lì, non peraltro il più grande sassofonista come fama che era Charlie Parker fu poi copiato da innumerevoli chitarristi, cioè Sì, andarono proprio a sì, sì. Il copiare il fraseggio. fraseggio Sì. bebop, sì, perché Bebop lui. che usava proprio le cose che faceva Esatto, lui. esatto, Quindi c'è una esatto. parentela. C'è una parentela, ma tra l'altro volevo dire che la maggior parte lo conosce per questo, ma c'è un. È super malleabile nella musica classica, pochi lo conoscono e io non amo particolarmente quel repertorio. Però anche lì ci sono brani. C'è un concerto di Debussy per orchestra e sax, cioè stupendo, meraviglioso. Quindi si Anche presta se alla nel musica conservatorio è classica. entrato non da tanto, perché fino a No, è qualche vero, anno bravo. fa, lo Sì. so, perché un mio carissimo, Sì. grandissimo amico che da bambini suonava il sassofono, entrando in conservatorio dovette girare sul clarino Sul perché clarinetto, tanti hanno fatto così, vero? O sul flauto traverso non poi c'erano il clarino, dopo. lui andò sul clarino. Sì. Era Diventato un grande, grande musicista d'orchestra, però il suo primo grande amore era il il sassofono, sax. era il sax. Eh sì, e quindi però si presta benissimo, suonare Bach è fantastico, fino ad arrivare a pezzi anche di EDM, musica elettronica, cioè si presta veramente a tutto, quindi ovviamente si presta tutto su persone che sanno e conoscono bene quel genere musicale. Certo. Non è Quindi così chiaro. facile. Io sono cresciuto negli anni dell'adolescenza con i grandi sassofonisti della Fusion, David Sanborn, Bob Berg, insomma, con dei nomi che, insomma, ancora oggi suonano pesanti. Caspita. Sì, Però è uno strumento relativamente moderno. Che se ne dica, relativamente. perché Sì, non sì. è uno strumento di quelli classici antichi, degli ottoni antichi delle orchestre di No. una volta. Però tu pensa che in realtà dall'ideazione ai primi prototipi siamo alla fine dell'Ottocento. Quindi in realtà quando uno pensa all'Ottocento, il È sax più di vecchio della sempre. chitarra elettrica, Sì. anche della chitarra. Dice, no, È chitarra c'era già. come se uno pensa, non so, al televisore piatto 50 anni fa, gli fa impressione, no? E invece no, c'era, anche se ovviamente in una veste un pochettino diversa, perché non era propriamente così, era un po' più rude, e poi si è diffuso ovviamente più che altro nel jazz e poi nel rock in quel periodo. Ma per te qual è stata la suggestione? Cioè, com'è che ti sei innamorato di questo strumento? Quando l'hai incontrato? Allora, in realtà per caso, perché io ho Come cominciato a studiare, sempre. appunto, come tutti, ho cominciato studiando pianoforte, che avevo 6 anni praticamente, e ho portato avanti quello per un bel po'. Poi a un certo punto dovevo entrare al liceo, e al liceo avevano bisogno di un livello pianoforte di un certo tipo, che Liceo io non avevo musicale, comunque, chiaramente. esatto, il liceo qui del Conservatorio a Milano. Allora potevo scegliere un altro strumento partendo praticamente da zero. E lo strumento più figo, diciamo, era Era. questo. E anche se non l'avevo mai toccato, non avevo detto, ma sì, quasi quasi mi presento. Tanto il pianoforte è complementare, quindi Sì, esatto. No, in comunque lo realtà ero so. dentro col pianoforte Ah, principale io. ok. No, L'ho dico portato poi avanti. dopo, Ah, volendo. certo, sì, infatti. E allora ho detto, ma io quasi quasi mi presento alle ammissioni del liceo musicale con il per il sax. Con il sax.
senza sax. Io gli dico: ma senti, io suono un pezzo al piano, e così ho fatto, mi hanno preso. Ha E poi da furbata. lì, esatto, ho Anche perché cominciato. comunque la musica la sapevi leggere, la Esatto, sapevi. teoria solfeggio, armonia, quelle cose le avevo Certo. fatte, Hai quindi. imbrogliato un pochino all'inizio. Esatto, e mi hanno preso. Si vede che poi, sai, cominciare da completamente da zero, l'insegnante è contento perché sei Sei resettato. creta nelle sue mani. Esatto, per cui è poi Come andato il vaso di bene. Ghost, puoi essere Sì, comunque esatto. completata. E quindi così è arrivata. E quindi lì ho cominciato a studiare con mio maestro Marco Bontempo, mi ha fatto appassionare tantissimo, poi ho cominciato a spostarmi sulla musica jazz, da lì c'è stato un po' il dramma, perché Questi per i lì non andava più classici. bene, cambiava il suono, cambiava tutto, lì rimanevano un po'. E quindi è aumentato ovviamente il desiderio di fare diventare questo strumento un po' il mio mestiere, per cui poi, vabbè, Senti, ho fatto tutto oltre a quello. fare solista, hai provato anche a suonare con altri ottoni, fare la musica un po' più black, dove è meno importante tecnicamente, ma a livello di groove, insomma, Allora, fiato fa ho tantissimo. fatto tantissime esperienze di gruppi musicali. C'è stato un periodo lungo che ho suonato con questo gruppo, che adesso non so neanche più se ci sono, che si chiamavano i Sambuca Tribute I Band, già dal Sambuca, nome. già, esatto. E si faceva in realtà un po' di tutto, di cover, si andava proprio dal rock and roll a pezzi di soul, da Ray Charles, insomma, mischiavamo veramente di tutto. E lì in realtà non ero solista, e c'era proprio questa idea di gruppo. Poi ho suonato tantissimo in duo, piano e sax. Mi è sempre piaciuto un po' perché anch'io da pianista scrivevo le Certo, parti e certo. poi. Però diciamo principalmente, almeno fino a 3-4 anni fa, mi sono quasi sempre dedicato al jazz. Poi dopo un Però in po'. questo disco non ce n'è di jazz. Quasi niente. No, Cioè, infatti, ma perché a un certo punto ho voluto cambia ampliare il mio orizzonte. l'esigenza. Sì, perché a me piaceva, a me è sempre piaciuto comporre, in stile colonna sonora, sempre stato Sì. appassionato. Adesso qui in questo disco si sente anche, forse non così tanto, le influenze un po' bartoniane, Danny Elfman, tutto il surrealismo. E ho detto: senti, devo mettere insieme le due cose, perché da una parte compongo così, dall'altra suono solo jazz, no? Allora metto insieme. Però c'è anche questo fortissimo omaggio a Michael Jackson, non fai Sì. solo un pezzo suo, è la citazione appunto del pezzo parlato di Price prima di Thriller, cioè nel senso che c'è un pezzo letto con quello stesso tipo di mood lì, e lo ricorda tantissimo, ma poi addirittura ci hai messo un pezzo suo, te che Sì, sei sì. compositore, insomma. Esatto. Ma Michael Jackson è stata la mia. Io sono cresciuto con. Sono cresciuto con. Sì, Pane. pane Michael Jackson, Bjork e Bach. Cioè, e anche un po' di Jovanotti in realtà, però questi sono stati i tre. Però, Alcuni. allora, Michael Bach ok, Michael Jackson ok, Bjork invece mi sembra così lontano dal tuo mondo. Jackson. Bjork l'ascoltava mio papà. Ah, vedi. E aveva comprato, mi ricordo, la prima cosa che ha comprato è stato questo DVD, che adesso non ricordo come si chiamasse all'epoca, era tutto strano, tutta questa effettistica. Mi incuriosiva, ma dall'altra parte ero un po' spaventato da quel genere così Beh, era molto elettronico. particolare. Io ho avuto modo di conoscerla, intervistarla. Prima che diventasse Bjork nei Sugar Cubes Caspita, 30 wow! anni fa, va bene? E è un personaggio veramente particolare. E da chi è amata, è adorata. Sì. Lei è amata. Ma infatti l'ho scoperta poi dopo, cioè dopo che Dimmi, dimmi. mi sono innamorato di tutti i suoni, la sperimentazione incredibile che fa lei, Ah, sì. perché è una roba, anche gli ultimi videoclip che sono appena usciti, cos'è stato? Un 3 anni fa mi sono detto, boh, con tutta questa elettronica che sta uscendo, Bjork ormai, che cosa si inventerà? E E invece le invece ultime robe, ho detto, è sempre un porca passo miseria. avanti. Incredibile, incredibile. E quindi sono cresciuto con. E però Michael Jackson non solo lo tentavo di suonare, ma lo ballavo anche da Quindi bambino. certo, quindi Quindi c'è stato tutto un figurati. coinvolgimento. E Erzsong, che è il brano di Michael che c'è Sì. all'interno del disco, è il mio preferito in assoluto. E ho voluto fare una versione. È l'unico brano che non è mio del disco ed è l'unico che non ho arrangiato io, perché l'ho arrangiato con Fabrizio Pigliucci, che è il mio caro collega che lavora sulle colonne sonore. E abbiamo fatto un lavoro che è durato quasi un anno, perché lì c'è Storia. l'orchestra vera, ovviamente, quindi abbiamo registrato tutti gli strumenti. Erzsong rappresenta per me un po' il mio modo di vedere. È sicuramente apocalittico, Erzsong, o meglio, Sì, sì, post-apocalittico. e probabilmente in quel punto del disco è proprio il pezzo, è morte Sì, sua, è caccio sui maccheroni, esatto. cioè proprio Sì. il viaggio che stai facendo arriva lì, insomma, stiamo parlando della Terra. Della terra, esatto, questo inno, questo urlo, questo grido alla terra.
E quindi era l'unico pezzo in questo momento che poteva rappresentare, l'unico pezzo che potevo inserire che rappresentasse perfettamente il Senti, a questo punto ti passaggio. faccio un grande in bocca al lupo e spero di vederti presto dal vivo, perché la musica Dai, bisogna ascoltarla dal vivo. speriamo in bene, Andatelo a cercare, vedete che vi piacerà grazie. sicuramente, soprattutto quando suona, andate a vederlo perché vale la Dai, pena. grazie mille, Grazie a te. grazie, grazie.